Oggi vediamo come preparare i maccheroni al ferretto con l'anduja. Utilizzeremo la anduja che mi è stata gentilmente donata dalla mia amica Francesca, quindi è un'anduja casalinga, salsa pomodoro, cipolla rossa di Tropea, sale e olio extravergine di oliva. Vediamo come fare i fusilli. Trovate già la ricetta con un video tutorial su YouTube. Sono chiamati anche maccheroni al ferretto. Io vado a girare la pasta al ferro e vado a stenderlo con le mani. E tiro, eccolo qua. Prepariamo insieme la salsa all'anduja. Andiamo! Sbucciamo la cipolla. Mezza cipolla, dell'anduja ne vado ad utilizzare un terzo, ho sminuzzato l'anduja, adesso andiamo in cottura. Mettiamo in una padella dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo la cipolla e facciamo rosolare. Aggiungiamo l'anduja. Aggiungiamo la salsa pomodoro. E il sale. Facciamo cuocere il nostro sughetto. Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata. Dopo circa 10 minuti di cottura, scoliamo i nostri maccheroni. Grattugiamo del grana . Buon appetito!